E mi è successo di andare a vedere una foto sul mio cellulare, in cui fatalità ero in spiaggia con i bambini a manina e dire: questo percorso è una cosa fantastica. Quindi si mangia, si è felici, si mangia bene e si mangia anche tanto. E quindi penso che continuerò ormai così, e compresi i bambini e il marito. In realtà, allora io con questa dieta mi sono fatta un regalo, quindi ho detto: voglio tornare la vecchia Alessandra. E con una situazione familiare bellissima, i due bambini, ma a livello fisico volevo riprendere proprio il mio fisico sano, attivo. E iniziando da luglio dell'estate, sono passata da 74 kg a 65 circa. E quindi ho perso 9 kg buoni, con molta soddisfazione. In realtà ho capito che era il percorso giusto da subito. Perché nel momento in cui ho iniziato la dieta, l'app mi ha aiutato tantissimo, perché poter valutare tutte le varie misurazioni, poter avere un'idea delle ricette e poterle seguire poi, perché a volte nella vita frenetica che abbiamo, anche il fatto di poter avere una lista dei cibi, poter vedere cosa poter mangiare e cosa non poter mangiare, mi ha aiutato tantissimo. Quindi vedere il peso, avere l'aiuto dell'app, delle ricette, è stata una binata che da subito mi ha dato proprio la voglia di andare avanti, di provare e andare avanti. Diciamo che appunto peso e centimetri sono scesi gradualmente, come è giusto che sia, e in modo sano, nel senso che c'è stato proprio un asciugarsi il fisico, una perdita di massa grassa che avevo accumulato poi appunto dopo due gravidanze e il lavoro, lo stress e le corse. C'è stato un miglioramento della pelle. C'è stato un miglioramento proprio la mancanza di mal di testa. Quindi eliminando certi alimenti io sono arrivata ad avere dei mal di testa pre-cicro, che sono normalissimi, mi hanno detto, ma non ho più mal di testa dovuti a probabilmente digestione lenta, intestino irregolare, l'intestino completamente regolare, che quello è fantastico, e anche a livello muscolare. Negli sforzi il mio fisico reagisce molto meglio, quindi non ho più la sensazione di stanchezza muscolare, di dolori fisici quando magari vado a correre col cane in spiaggia con i bambini a giocare. Vi ho conosciuto tramite un'amica che ha intrapreso lo stesso percorso e eravamo un po' stufa di vederci un po' morbide, eravamo un po' impensierite anche dalla vita di tutti i giorni e ho deciso in realtà di seguire anche io il suo percorso. E quindi mi sono affidata a quello che lei stava facendo, al fatto che mi aveva detto che era felice perché non digiunava, mangiava sano e aveva proprio cambiato completamente anche proprio a livello mentale, l'ordine del cibo, l'ordine degli acquisti anche nei supermercati. Quindi ci è molto piaciuta proprio l'insieme delle cose, il fatto appunto di poter comunque appunto mangiare i dolci, mangiare cose sane come tanta frutta. Quindi ho seguito il suo consiglio, ecco. È stata proprio una necessità dopo due gravidanze. Per fortuna andate benissimo, però comunque due gravidanze, due allattamenti prolungati, quindi anche il fisico, insomma, un po' ne risente. E è stata proprio una necessità fisica e mentale di rivedermi quella che ero prima, quindi riprendere un po' le forme, appunto da buona veneziana a fare i ponti senza avere il fiatone ogni 2 o 3 secondi. E quindi c'è proprio stata una necessità abbinata, quindi un discorso fisico e molto mentale. Inizialmente la dieta era per me, nel senso che era una cosa mia, quindi i primi tempi proprio preparavo le pietanze diverse, no? Quindi facevo la parte per la famiglia, i bambini soprattutto, e poi facevo il mio piatto. E poi invece mi sono resa conto che potevo portarla anche a livello familiare, quindi i dolcetti molto più sani, a merenda, per spezzare il pomeriggio. E la cena con carne e pesce, la verdura sempre abbinata, che fa bene a me come fa bene ai bambini, quindi in realtà è stata una cosa proprio caduta a pennello, si potrebbe dire. Quindi sono riuscita a portarla anche con i bimbi, l'uso della frutta secca, che al giorno d'oggi purtroppo gran merendine, e cereali, verdura, frutta, la panna la mattina con la frutta fresca. Ormai i bambini vivono anche loro così, sì. Alla me di qualche mese fa consiglierei di provare, di affidarmi a quello che mi verrà detto e di continuare, anche nei momenti in cui magari dici e invece di continuare assolutamente, perché rivedersi in forma, rivedersi sana,
sentirsi diversa, penso che mi vengano i brividi, penso sia la cosa migliore che si possa fare. Quindi ad Alessandra direi ricomincia, fai tutti gli sforzi che ci sono da fare, litiga con i figli per la verdura, per i cereali, per la frutta secca e porta tutti avanti così, tutta la famiglia così. Mi è piaciuta, è stata un'esperienza che ho iniziato, sai quando inizi col dubbio che dici ma saranno delle solite cose? E invece è stata una cosa sorprendente, onestamente sorprendente, e ci metto anche la faccia senza problemi, nel senso che proprio è stata una cosa. Adesso mi guardo e dico, ok, sono tornata io, l'unica cosa che non voglio fare assolutamente è mollare questa cosa qua. Cioè, quello che io ho fatto, questo percorso, me lo porto avanti.